Per favore, un minuto di silenzio in memoria di Alcide De Gasperi. Presidente De Gasperi, ancora una foto prima della partenza, per favore. Ministro Bonelli, una posa, per favore. Ministro Scelba, per cortesia. Onorevole Piccioni, qualche dichiarazione sul viaggio del Presidente. Thank you. It must have been a long trip, 58 hours, I understand. Arrivo in questo momento in Washington dopo un lungo viaggio, ma mi ritrovo fra amici. Penso che questa dimostrazione d'amicizia e di fraternità ispiri anche le discussioni che si faranno per la costituzione di un mondo migliore. De Gasperi has arrived, President Truman. This check will be a heavy blow for the Reds. Welcome to the State Department, sir. Shut the door, please. Here you are. Thank you. Thank you. We are ready. I comunisti fuori dal governo, edizione straordinaria, i comunisti fuori dal governo, aperta la crisi, aperta la crisi, aperta la crisi. Ce l'avete fatta, bene, complimenti, bene, bene. Ehi, vieni alla buvetta, ti racconto l'ultima. Vede, Gasperi è stato in gamba stavolta, perché li ha sistemati. Capolavoro, poi adesso bisognerà preoccuparsi delle elezioni, perché... Se per questo noi siamo pronti. Viva il Ponte Radio! E viva il Vescovo! Evviva il Ponte Radio! Eccellenza. Piacere, Leone.
Benedici, o Signore, questo nuovo ponte radio affinché sulle onde dell'etere siano ancora più uniti gli uomini di buona volontà. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amici italiani, qui è la voce dell'America, per la prima volta in diretta dagli Stati Uniti. La voce che sentite ora è quella di Drew Pearson. Democracy can die, remember. Avete sentito l'avvertimento di Drew Pearson? È il giornalista più famoso d'America. E io vi sto parlando da Bakersfield, dove è arrivato il treno dell'amicizia da lui ideato per ricogliere il segno di simpatia del nostro grande popolo. Farina, latte, burro, marmellata, cioccolato e anche sigarette per gli amici italiani. E questo mucito è la mucca pazzarella. Questa bella mucca non si fa mungere. E lei a mungere i dollari alle dame di buon cuore e poi raggiunge la banca per depositare i dollari che il treno dell'amicizia vi porterà in Italia. Mai stato in Italia, la mucca? Qui è Michael Pope che vi parla da California. L'ultima tappa del treno dell'amicizia prima dell'imbarco per l'Italia. Anche qui sappiamo che a causa del comunismo la democrazia in Europa può morire. Buon viaggio treno, buon viaggio per l'Italia. Giornale radio. Sono le ore 9 di sabato 10 aprile 1948. Mancano poche ore all'inizio delle vacanze per la pausa elettorale. Ma non è un sabato qualunque. In cattedra oggi è salito il nostro Silvio Gigli. Saprete rispondere alle sue domande? La cavalleria rusticana. E so cantare anche la romanza Voi lo sapete o mamma. Brava davvero. Allora canta, canta. Voi lo sapete o mamma, prima di andare soldato, bravo! Prendi! Silenzio! E a te farò un'altra domandina, anzi, una domanda visiva. Quale celebre personaggio storico ti ricorda questo strano disegno? Silenzio! Garibaldi. Brava. Cittadino, attento! Questa è la faccia di Giuseppe Garibaldi, ma dietro ci sono i baffi di Giuseppe Stalin. Cittadino, attento alla frode del fronte popolare. Se vincono i comunisti, ha vinto Stalin. Mamma! Papà! In Russia i figli sono dello Stato! Cittadini! Quante ragazze sono uscite rovinate dai balli comunistici? I comunisti in Russia si mangiano pure le creature. In America, gli americani mangiano 5 volte al giorno e mo' ce lo portano pure a noi. Giornale radio. In un tripudio di folla e di speranze, presenti le massime autorità religiose, militari e civili, il treno dell'amicizia dell'America è giunto in Campidoglio. Drew Pearson, l'inviato speciale della fratellanza fra i popoli e della libertà, sta distribuendo migliaia di pacchi dono ai bambini, ai vecchi e ai disoccupati della capitale. Subito dopo, il treno è ripartito alla volta di Bologna. Elettori di Vicenza, tutti in piazza con l'onorevole De Gasperi per la celebrazione della Santa Messa. Cittadini, quanti sono i partiti nei paesi comunisti? Quante chiese sono aperte nei paesi comunisti? E quanti sacerdoti possono insegnare ai fanciulli? Continuando la nostra radiocronaca da Sesto San Giovanni, vediamo adesso una grande processione che affluisce per ascoltare Padre Lombardi, il microfono di Dio. Padre Lombardi dice: attraverso me è Cristo che vi parla. E io, prima di parlarvi dei vostri diritti, incitandovi all'odio, come fanno i nostri avversari, vi ricorderò i vostri doveri, esortandovi all'amore. Farò con voi quello che ho fatto con gli industriali, a cui ho fatto presente i loro obblighi verso di voi. E ricordatevi, fratelli di Sesto San Giovanni, nel segreto delle urne, Dio vi vede, Stalin no. Elettore! Radio Cronaca d'Annibale. Si chiama Angela, questa bambina alla quale appare il 4 di ogni mese la Madonna. In braccio al padre colei che sarà la piccola ispirata Bernadette d'Italia. Contadino il padre, contadina la madre. È un 4 del mese anche questo giorno Annibale. Il sovrannaturale appuntamento è per le 13. Le apparirà anche oggi?
Il mistico luogo delle apparizioni è segnato da una piccola croce, da una modesta aiuola improvvisata, un piedistallo celeste. Pregano i contadini. Ora Angela prega le brevi, immense parole della salutazione. L'ora della nostra morte. Così sia. Ha detto di pregare e salverà l'Italia. Ma l'ha detto che tutti devono votare. Sì, sì. Entro anch'io con la suora? No, il regolamento parla chiaro. Lei sta con lei. Ma no. Sì, sì, le proprio lì. Non vedo la matita. La matita. Eccola. Grazie, prego, figlioli. Come detto adesso. Attento. Votiamo col timor di Dio. Viva De Gasperi! Viva De Gasperi! Viva De Gasperi! Ultima edizione, eccezionale affluenza alle urne. Il 92% degli italiani ha votato. Stravince la DC, maggioranza assoluta. Signor Presidente, vorrei inviare attraverso i nostri microfoni un saluto agli italiani che hanno così generosamente risposto al richiamo della civiltà cristiana. Grazie al popolo italiano per questo atto di fede nei destini della patria che furono le elezioni. Sarà questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare. Do la parola all'inviato del presidente Truman, James Zellerbach. È giunto il momento di trovare un più vasto mercato per i prodotti italiani. A mezza strada del piano Marshall avete la solidarietà dei popoli liberi del mondo. Perciò io vi dico, forza Italia! Udì la poesia. Come on! Dal lontano continente è arrivata la farina, ce la porta la marina, bravo. Un paese assai potente. Burro, latte, marmellata per i bimbi e gli ammalati, siamo tanto fortunati, ci sono uova di covata. Benedetti dal Signore, questi aiuti mai finiti vengono dagli Stati Uniti, sono il dono dell'amore. Viva le Gasperi! Viva la passione! Danno per lei, monsignore. Per voi tutti lavoratori. Ecco, prenda. Come, piccolo bambino? Appetito. Forza Italia. O angelo dei bimbi, che ti libri nella duro cielo con Maner Lualdi e il Conte Bonzi, vola dagli uomini di buona volontà a raccogliere aiuti per i mutilatini. Oh,
Gentili radioascoltatori, vi parlo dalla sede RAI di Via del Babuino. Un grande personaggio è appena arrivato a Roma. Ed ora eccolo, l'idolo delle Bobby Saxer e l'uomo la cui voce è stata definita una nuvola di sogni, Frank Sinatra. Fiori freschi per il grande Frank. Due marinai e una ragazza per l'occasione millivitale. La squadra romana di baseball offre al simpatico protagonista di Facciamo il tifo insieme una palla con dedica. Perenne gratitudine di Frank. Ed ora Frank Sinatra canterà per voi. Sentite la poesia di queste parole che vi traduciamo. E la luce sarà vera se mi lascerai spendere tutta la mia giornata ad amarti sempre di più. Questi giorni e queste notti e questi giorni, se mi lascerai spendere tutta la mia giornata ad amarti sempre di più. Notte e dì, this is my philosophy, oh yes. Benvenuto. Scusate. A Cinecittà, onorevole. Scusate, sono un po' in ritardo. Ci attendono al Teatro 2, prego, di qua. In questo teatro si sta girando Cuore di De Amicis, onorevole. In scena ci sono questi ragazzi che interpretano Enrico, Precossi, Caretto, Garrone, Garoffi. Vede, l'attrice Maria Mercader fa la maestrina della Penna Rossa. E vede, quella signora là, anziana, è Eugenia Baluero, la maestra che ispirò il De Amicis. Il Circo Massimo è stato ricostruito per questo film in costume. È stato uno sforzo considerevole. Belve feroci non vedemo, sono un martire cristiano. Ecco Alan Ledo, onorevole, l'indimenticabile grande Gatsby. Ah, well. C'è. Complimenti, complimenti. Tanti attori. Le presento Tanto. Robert Taylor, il bello di Hollywood, venuto a fare un Colossal qui a Cinecittà. Action, Mr. Bogart. Complimenti. Bravi, molto bravi. Complimenti. Adesso andiamo sul set dove sta girando Gregory Peck. In diretta da New York vi parla Vanni Montana, capo ufficio stampa del Consiglio Italo-Americano del Lavoro. Nel centro della città di New York si innalza una selva di grattacieli. Forse voi la scambiate per Wall Street, la roccaforte della finanza. No, questa è la roccaforte del movimento sindacale americano. La sede centrale del sindacato è in Broadway, la famosa Broadway sfavillante di luci. Il palazzo apparteneva a Ford, il re delle automobili, e gli operai se lo sono regolarmente comperato. Di questa fiumana di operai che entra al lavoro, moltissimi sono oriundi italiani. Sono quegli emigranti da cui vengono i regali e le rimesse di denaro. La nostra settimana lavorativa è di 5 giorni, 7 ore al giorno. Lavoratori in partenza per Nuova York. Muoversi all'imbocco 2 per la benedizione del cardinale Siri. Tra pochi minuti Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi porterà il saluto ai lavoratori in partenza per Nuova York. Lasciatemi proclamare la volontà unitaria di tutta la nazione e la sua irremovibile certezza di raggiungere presto la meta. Perché la nostra patria sia prospera, perché la nostra patria risorga. Lavoro! Costi quel che costi, viva l'Italia! Viva l'Italia! Giornale Radio. Dopo un solenne rito religioso e la benedizione delle autoblindo, il ministro degli interni Scelba, accompagnato dal ministro del tesoro Pella, ha rivolto ai nuovi reparti della Celere il saluto del governo. Nonostante il nostro impegno per la ricostruzione, ha detto Scelba ricordando i recenti incidenti in Emilia, c'è chi ne combatte i nobili intendimenti con sommosse, scioperi, violenze di piazza. Voi siete i tutori della nostra pace civile, che va difesa ad ogni costo contro il caos e la violenza.
Il ministro degli interni ha poi dato il via al carosello delle camionette, uno spettacolo acrobatico che dovrà essere monito, ha detto Scelba, ai violenti e ai facinorosi. La pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria, pace tra le nazioni. Così, annunciando l'anno santo, Pio XII ha risposto contrapponendo i valori della pace all'odio sociale e alla violenza. Dal Colosseo rispondono i figli della Chiesa perseguitata in un confluire di fiaccole che è un confluire di genti. Stiamo seguendo, gentili radioascoltatori, per le vie della capitale, le stazioni della Via Crucis, a cui partecipano i rappresentanti di 64 paesi. Quei paesi che l'assetto odierno delle nazioni separa con una cortina di ferro dal centro della cristianità. Il ministro spagnolo Artapo, il principe Chigi, donna Ida Einaudi, il primo ministro De Gasperi e il sottosegretario Andreotti, il sostituto segretario di Stato Monsignor Montini, la regina Elisabetta del Belgio. Il Papa prega, mentre la lastra della sacra porta lentamente si inchina. Sembra ribaltare sulla sua base con la gravità del proprio peso, sostenuto insieme da una miracolosa levitazione. Le corde dei sanpietrini quasi l'adagiano sul carrello che ne ha raggiunto l'orlo inferiore. Vicario di Cristo sul varco dei Romei. Tutti intorno i fedeli cantano l'inno di lode. Da una finestra del Vaticano, Assunta Goretti vede avanzare lo stendardo della Santa Figlia che sacrificò la vita, ha ricordato il Papa, per non cedere alla violenza. 3 milioni di pellegrini, e questo con la botte che gli serve da casa. Un altro ha combinato il podismo con le ruote. Dal convento di Ettel in Baviera, la contessa Elena di Oppenauer ha percorso 1500 chilometri in groppa alla bella Gisella, la sua cavallina araba di 4 anni. Ha trovato gambe per arrivare, gambe per pedalare sulla bicicletta regalatagli dall'industriale Olmo, Domenico Quattrini, che ha lasciato le sue sul fronte greco. È arrivato da Bologna, ma tutte le gambe conducono a Roma quando si sa perché si cammina. Questa è la prova più concreta della vittoria. Nessuna distanza ha scoraggiato i romani. Ha percorso la via della conciliazione il ciclista Koblet insieme al nostro grande Bartali. Raccolgono le ultime ovazioni per deporle ai piedi del pontefice. È mezzogiorno. Roma si è riempita di un immenso corale. 10.000 motori. La folla si domanda con quali mezzi si pellegrinerà nei futuri giubilei. L'elicottero ha prevenuto la risposta. Sono le 19. Pio XII raggiunge la sala di San Giovanni per parlare ai carcerati. In questi luoghi di pena, i detenuti sentono di poter tornare fra gli uomini, di non essere più reietti quando la più alta voce della terra è disposta a parlar loro. Sono le 19.20. Sua Santità è rientrata in Vaticano per ascoltare una trasmissione dedicata dalla RAI ai carcerati in occasione dell'anno santo. Aldo Fabrizi, Delia Scala, presentano... Punto interrogativo. È la rubrica dei sogni avverati. Una donna ha chiesto alla RAI di poter riavere con sé il marito detenuto in carcere. E il sogno diventa realtà. Una povera donna, la quale ha passato un periodo di sofferenze. E questa sera è qui tra noi. Invitiamo
questa donna ad avvicinarsi al microfono. Si accomodi, signore. Buonasera, signore. Noi la salutiamo e che sia la benvenuta tra noi. Suo marito, in un momento, diciamo così, di rabbia, magari dopo aver bevuto un goccetto di vino, ha voluto offrirne un po' al suo amico, anzi ha voluto offrire una bottiglia addirittura, perché gliel'ha data in testa, mi pare, vero? Si prepari a riabbracciare suo marito. Magari, sì. Non sarebbe mio marito. Sia forte, perché adesso entrerà qui proprio suo marito. Non è vero. Come non è vero? Marta! È entrato un uomo pallido e magro ed ha abbracciato e baciato sua moglie e i suoi figli. Si dice che il pianto è una cosa retorica. Ebbene, sia benedetta la retorica. Tra poco, dalla terra fasciata di silenzio, si leverà la preghiera. E tu, madre dolce, Maria, tu che spesso prendi il nome dell'acqua, simbolo della tua chiarità e purezza, tu che ami apparire accanto alle sorgenti, a te preghiamo, regina dolente, aiutaci, regina che vuoi, ciò che tu vuoi. Signore e signori, buonanotte. Bene, direttore, sì, va bene. Allora, ragazzi, da domani si attacca con il divertimento. Si va a Sanremo. Ragazze, mica volete andarci da sole a Sanremo? Ridi proprio come non cantato, deve essere un sentimento che arriva così forte. Capito, comunicare uno stato d'animo. Benissimo, poi lei è tanto brava che non c'è bisogno di dire niente. Non potrò lasciarti più. Qui Radio Palermo, Viale d'Autunno 5, Vecchia Villa Comunale 5, Passerotto 1. Qui Bari, Passerotto 5. Qui Napoli, Vecchia Villa Comunale 6, Viale d'Autunno 3, Passerotto 3. Qui Genova, Vecchio Scarpone 2, Passerotto 1. Qui Milano, Viale d'Autunno 8, En plein, a voi Sanremo! Lasciarti più, mai più, mai più, la gioia.
Ci sediamo vicini, signorina. Mamma mia. Su, su. Coraggio, Rita. Su, venga vicino al microfono. Pronti? Uno, due, tre, via. Scenderò giù da te, porterò la vita, il mio onor dolcemente. Io ti abbraccerò fortemente. Non si può mai saper per morir cosa c'è dentro un cuore così. Vieni a Sapri, paese dell'amore. Vieni a Sapri, paese del mio cuore. E ora eccoli i vincitori. Il microfono è vostro. Rassegna premio del dilettante diretta da Riccardo Mantoni. Presenta Nunzio Filogamo. Corri, io conosco un bel posto. Facci darem la mano. Vorrei che non vorrei, dolce amore con i bambini, io ci so fare. Se mi prendi io questo ed altro, ti posso dare. E gambe ragazzi, ve lo dice il vostro Rudy Roma che vi sta parlando da Salso Maggiore. Come gazzelle arrivano le miss, poche ore ancora e sapremo chi è la più bella. Un applauso per Miss Bertinoro. Eccola, 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 attenzione signori della giuria, si guarda ma non si tocca. Ecco Miss Arcinazzo. Che ne pensa il presidente della giuria? Onorevole Scelba, le presento la signora Lollobrigida. Una delle più belle laureate delle scorse edizioni, Gina, la bersagliera d'Italia. Ma ecco le mamme di tutte queste belle figliole. 100 di seno, 100! Che numeri con queste ragazze, vero d'apporto? 57, 20, 33, 49, 30, 51, 56, 90, un po' di cuore, un po' di cuore e un po' d'amore. 76, ma tu mi fai morire, 76, e qui non so che dire. 50, 18 per 30, grazie da porto. Al nonno intanto gli esadrizzano i baffi. Che ne dice Aldo Fabrizi in sala? Ma sì, la vita è una brioche, divertiamoci ragazzi. E che ne dici di Miss Bologna, eh? Lo so, E questo palpito, Aldo, non ti dice niente? I problemi della moralità pubblica sono stati esaminati in mattinata in una riunione presieduta dal ministro Scelba. Il ministro ha detto tra l'altro: le giuste esigenze dell'arte non devono servire da pretesto per quanti intendono insinuare nei nostri giovani principi estranei ai sentimenti civili, morali e religiosi del nostro paese. Rispettore, la risponda a suo comodo. Andiamo. Dobbiamo attenerci rigidamente al fonogramma del ministero. Tutti i nudi vanno ricoperti, in particolare se membri virili evidenziati. La foglia di fico va apposta nell'estrema zona peritoneale.
Si tratta di coprire le singole oscenità, anche nel bassorilievo. Ecco. Ma anche il Michelangelo si deve coprire. Sì, signore. Arte o non arte? Ma chi si copre tutta Firenze? Deretano, non è considerata oscenità. Organo femminile, pube. In questo caso va ulteriormente mimetizzato. Ecco, questo può rimanere, però il sottorestante Zampillo è equivoco, bisogna otturarlo. E ora passiamo ad esaminare le pitture. Vi parliamo in diretta dai sotterranei della stazione Termini, dove è stata inaugurata oggi la mostra dell'Aldilà. Il russo munge la mucca dei vari paesi di quell'Aldilà che è l'oltrecortina, ad indicare il livello di vita, indumenti, biancheria, cappelli, vestiti scadenti, un grammofono arretrato ed infantile. Dalla tecnica con cui il comunismo si stabilisce nell'Europa orientale, ai fanciulli dietro il filo spinato cui il mondo libero è l'unico scampo, ai racconti dei profughi che si ascoltano in questi telefoni. Salvate mia patria. La mostra raffigura attraverso una serie di immagini raccapriccianti e di suoni inumani uno stato di paura, di disagio economico, di lavoro forzato e di oppressione. No, no, non ci vado, Russi, non ci vado. Eccellente ministro Gonel, io ci ho provato nazismo, garantisco comunismo, molto peggiore, tremendo. Sono canagli, onorevole, sono selvaggi. Cittadini romani, perché l'aldilà non diventi l'aldiquà, premiate la democrazia punendo i totalitari. Elettore, domenica 7 giugno 1953, ricorda, il premio di maggioranza salva la tua libertà. Onorevole Piccioni, lei è l'uomo più vicino a De Gasperi, ci può anticipare il suo giudizio sul risultato elettorale? Si è voluto offrire l'occasione di rafforzare la maggioranza, ma gli elettori non hanno capito. Signor Presidente, la stampa comunista ha scritto che la sconfitta elettorale dimostrerebbe che in Italia c'è un governo di oppressione. È vero ciò? Non è vero che esista un governo di oppressione, che esista un governo di violenza, che esista un governo di dissidenza. Esiste un governo di buona volontà, è un governo libero, è un sistema democratico che permette a tutti e al popolo soprattutto di arrivare al governo e al potere. Erano le 7:30 del mattino, andava a lavorare, quasi ci inciampicava, stava lì tutta nuda. Ma com'è che si chiamava? Vilma Montesi? Sì. E quanti anni aveva? 21, mi pare. Si è affogata? Il questore Polito dice che si è suicidata. Allora lei conferma che aveva la giacca in testa? Oppure era lì nuda? Ma no, no, non era nuda. È rimasta lì almeno 18 ore. La testa era rivoltata dall'altra parte. È vero che suo figlio ha un alibi di ferro? Onorevole Piccioni, per favore. Certo, certo, capisco. Nessuna dichiarazione? Anna Maria, nessuna dichiarazione? Ecco la super testimone. Non ho niente da dire, andate via, lasciatemi stare. Via, via, qui non si può stare, muoversi, andate via, ho detto, andate via, via, via. Sì, ma sono dell'unità. E chi se ne frega, muoversi, muoversi. La brutta storia di Capocotta, nomi grossi nel caso Montesi. Attese clamorose rivelazioni! E perciò il ministro degli interni Fanfani mi incarica di ribadire la necessità che l'opinione pubblica ed il paese tutto finalmente sappiano. Gli innocentisti hanno ragione a sostenere che il nome di Piccioni... Sulla 3, chiamata urgente. Il ministro sulla 3, parli direttore. Ordine del direttore, bloccare tutto. È arrivato il memoriale della Caglia, una vera bomba. Il figlio di Piccioni è colpevole, altro che innocente. Leggete qua, questa è roba da far saltare. Moretti, Moretti, guarda che dice la telescrivente. Abbiamo un mucchio di fotografie qui. Si cambia la prima pagina e si rifà tutto, eh? Arrivano ste fotografie? Ma la polizia non aveva archiviato tutto dicendo che la Montesi è morta per suicidio? Sì, ma c'è il memoriale della Caglio che era festino con la Montesi e dice che la ragazza è morta per collasso. Non solo, ma che sulla spiaggia ce l'hanno portata il figlio di Piccioni e il marchese Montagna. Montagna? Non era l'amante della Caglio? E adesso lo denuncia? Guarda questa fotografia. Che Montagna andasse a letto con la Caglio ci interessa poco. Guarda con chi va in giro.
Ah, quello che ride è il ministro Scelba. Appunto, e dietro c'è Montagna. Guarda come tengono le mani. E questo è l'onorevole Piccioni con i figli, a destra c'è Piero. Sì, sì, e qui è con la Lollobrigida. Mi pare che a Piccioni Junior facesse divertirsi però. Ma Piccioni che c'entra con Montagna? C'entra, c'entra, ecco qui Lacaglio. Ah, bella ragazza. Lacaglio dunque decide di parlare, passa il memoriale a uno zio prete. Questo si consiglia con la Pira, che è amico di Fanfani, e così il memoriale arriva dritto sul tavolo del ministro degli interni. Fanfani lo legge e decide di fare lui. Beh, se le cose stanno così, qui salta Piccioni, salta... Sì, adesso col cavolo che Piccioni può aspirare a succedere a De Gasperi. Idea per il titolo, Fanfani, il ministro della verità. E in prima pagina ci piazziamo questa foto di quando era militare. Ah, troppo politico, ma poi la gente non ci crede. Ma ci vuole un titolo più indiretto. Avviso in composizione, 5 colonne di apertura, occhiello, tremano i potenti per le rivelazioni. Titolo, la verità si chiama Anna Maria. E Fanfani? Beh, lo mettiamo in seconda pagina con foto tutto pieno e di spalla le sue dichiarazioni. Si chiama Anna Maria! Tremano i potenti per le rivelazioni! Il ministro Fanfani alla ribalta! Il ministro Fanfani alla ribalta! Chi è quello nella macchina? Amintore Fanfani! Che? Mio marito dice che è finalmente uno coi coglioni. Scrivici Rai sulla torta. Fa attenzione perché a Fanfani gli piace il sangue. Lascia perdere, gli scolo le patate. Onorevole Fanfani, riferisco. Al capotavolo. Voto. Un voto. Oggi con la televisione, arrivi dove vuoi. E allora che facciamo? Entriamo tutti in TV? Questo è potere, altro che i giornali, l'ho sempre detto. Ma sono cose dell'altro mondo. Te lo dico io e perché lo so. Guarda Bernabé, per Fanfani è come un figlio. Punta a diventare direttore della Rai, quindi. Certo che sarebbe un bel colpo per tutti e due, eh. Ma lo sai che Fanfani adesso si è messo pure a dipingere? Gli è venuta pure l'ispirazione. Guarda Bernabé. Fa l'indifferente, gioca con le briciole. 90 probabilità su 100, quello tra pochi anni è a capo di tutta la televisione. Probabile. Però deve smetterla di dire cazzo ogni due minuti. Fanfani gliel'ha fatto dire anche dalla Pira. Ma lo sapete che gliel'ha presentato la Pira? Guardali tutte e due, quando sono di fronte si sentono in paradiso. Camera 1, vai in dolly. Camera 2, vieni avanti, piano. Piano, piano, ferma, ferma. Ecco. Onorevole, quando vede la luce rossa, registriamo. No, no, non guardi in camera. Vagli sotto, slancialo più che puoi. Arezzo è stata prescelta per ospitare l'undicesimo congresso, il cui tema è la crisi del comunismo e la responsabilità della democrazia cristiana. Buongiorno, la Pira. Ettore, devi smetterla col turpiloquio. Eccoli, arrivano. Attenti che giriamo l'arrivo, ci sono anche la Pira Bernabei, eh? Professore, professore, la mandiamo in onda alle 21, adesso c'è la proiezione di controllo. È venuto molto bene, comunque giudicherà lei. Sì, siamo pronti. Vai con la sigla. Per la serie Uomini alla ribalta va ora in onda un programma dal titolo Amintore Fanfani, un uomo e il suo paese. Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo. Qui nasce nel 1908 Amintore Fanfani. I suoi maestri lo ricordano precoce e ostinato. Si forgia nella ferma adesione allo scautismo prima e all'azione cattolica poi. Cacciatore di rospi, imbattibile nelle corse campestri, manifesta subito un talento innato al comando. Ben lo sa il fratello Pandro, reso sanguinante una volta per non avergli obbedito. In altra occasione, avendolo sorpreso in letture sconvenienti, il giovane Amintore gli bruciò di getto l'intera biblioteca. Entrato giovanissimo all'Università Cattolica, a soli 28 anni, Fanfani vince una cattedra di storia dell'economia. Presto sposa Bianca Rosa Provasoli, qui ritratta con i figli nell'intimità delle mura domestiche. Padre severo e affettuoso di una famiglia numerosa, Fanfani nel 1947 è ministro del lavoro. In meno di 10 anni ricoprirà le più importanti cariche all'interno del partito.
giunge nel 1954 a dirette responsabilità di governo. Fedele alle tradizioni e agli ideali religiosi, molto aperto al nuovo e al progresso, Fanfani può essere senz'altro considerato uno degli artefici del decollo economico del paese, che ha visto l'Italia inserirsi a pieno titolo fra le più forti economie industriali dell'Occidente. Grazie, professore. Prego, la ringrazio anche grazie a nome a voi. Del personale, grazie. Sulla fiducia al governo dell'onorevole Fanfani, il Senato approva. Leftist? I wouldn't say so. Let's hear what Fanfani has to say about it. It seems that in Rome they're digging his grave. Communists are really out to get him, I guess. No, his friends in his own party. Welcome to the United States. Thank you very much. Perhaps you'd like to say something for the television cameras? Pronto? Senti, a questo punto sarebbe bene che tu al più presto ritornassi in Italia e li affrontassi direttamente. Tira le fila, secondo me, Aldo Moro. Pronto? Ti richiamo tra poco, eh? Excuse me. Please, please. Preoccupato, signor Presidente? Onorevole Moro? Onorevole Moro, lo seguo. Onorevole Rumor, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, onorevole Pigione. Zaccagnini. Sono tutti in chiesa, bisogna far presto. Che ci possiamo fare? Che ci possiamo fare? Sono andati via da pochi minuti, Presidente. L'hanno aspettata, poi sono andati via tutti. Edizione straordinaria, grande attesa in tutto il paese per il congresso di Napoli. Io del congresso so tutto. Comunque, mi piace Fanfani e la sua politica. Io invece so tutta per Moro, anche perché è un bell'uomo. Voi ricordate che durante il dialogo pre-congressuale scrissi, in un momento in cui ero veramente malato, io so che alle malattie dei politici non ci si crede, ma io vi consiglio, credeteci quando lo dicono, perché forse è vero. Voi ricordate quando De Gasperi ci diceva, noi tutti scocciatori di allora, siete dei professorini. Professori, siamo arrestati. Accentratore! Fanfani, parlaci un po' del centro-sinistra. Stai calmo che sentirai il resto. Lasciatelo finire! Stanno esagerando. Però con questo suo modo di parlare mi stuzzica. Penseranno che ti sei portato la clac. State
state svendendo il paese ai socialisti! Hanno ragione. Dopo i socialisti arrivano i comunisti. Bisogna limitare le pretese. Vedremo come ce le cucina Moro. Moro, fatti sotto tu! Moro! Moro! Interrottare l'azione Fanfani. Applausi per Aldo Moro. La democrazia recupera i socialisti. Sempre più isolati i comunisti. Nel paese, ha dichiarato al telegiornale l'onorevole Moro, apprestandosi a formare il nuovo governo, si apre un periodo di rinnovamento. Uomini nuovi e nuove idee si affacciano alla ribalta. Lo testimonia questo discorso di Emilio Colombo, nuovo ministro del Tesoro, che si è così rivolto ai rappresentanti della grande industria. Che non hanno ancora la gioia del lavoro. Signori, ci sono degli italiani che vivono abbandonati sui cocuzzoli delle nostre montagne, in queste città bracciantili dell'Italia meridionale. Signori, ci sono degli italiani che vivono in delle tane. Ebbene, la classe dirigente italiana deve sentire che non è tale se questa umanità non viene fuori da queste condizioni e con la collaborazione di tutti non si crei veramente un'Italia che sia madre a tutti gli italiani. Andiamo di qua? Bel discorso questo Colombo, intelligente, né? Giovanni Agnelli, quarantenne, è l'esponente di punta dei giovani leoni della ripresa economica. Dice di lui il professor Valletta, attuale presidente della FIAT. Sarebbe diventato un grande dirigente anche senza essere figlio di suo padre. Il giovane industriale ha aderito con entusiasmo ai piani del governo Moro per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno. Nei pressi di Napoli, il ministro Colombo inaugura uno stabilimento costruito dal commendator Borghi, uno di quei nuovi imprenditori sulla cui capacità poggia la ripresa economica del paese. Siamo venuti nel meridione, non certamente per divertirci, anche se il sole è bello a Napoli, ma siamo venuti per mettere un'industria veramente efficace, tanto più che vediamo non solo la necessità industriale, ma anche una necessità nazionale. Poter dar lavoro a questo meridione era necessario e molti ci dovrebbero pensare ancora. Brillante e dinamico, Eugenio Cefis, presidente dell'ENI dopo la tragica morte di Mattei, è uno di quei nuovi manager che all'estero ci invidiano. Vuol rilasciare qualche dichiarazione, non può dir nulla, neanche nessuna notizia per... Ma le notizie più fresche probabilmente le avrete dalla stampa, perché io sono partito alle... 9.30. 9.30 dalle previste, quindi. Le più fresche le avrete sicuramente da... Ma le sue trattative, non può dir nulla. Il segno più tangibile dell'unità d'Italia, faticosamente raggiunta, è questo impasto di dialetti che parlano le maestranze convenute da tutta Italia a ergere la più alta diga di Europa nella suggestiva cornice dei monti che delimitano l'alta valle del Vajont. Questa costruzione onora il lavoro italiano e l'alto livello della nostra ingegneria. Ai numerosi ospiti che si alternano quasi in pellegrinaggio a visitare queste poderose strutture, gli ingegneri e i tecnici ripetono con orgoglio che neppure i faraoni avrebbero osato tanto. Vede, onorevole, il deflusso delle acque avviene a Stramasso Basin. Molto importante la struttura portante delle condotte verticali. Lo vede quell'operaio? Sta lavorando a un'altezza di oltre 100 metri. È notevole, vero, onorevole? Grazie, buongiorno, caro. Non ricordo. Da parte? Sì, qua. Guardi che spettacolo. Buonasera.
Abbiamo avuto una grande calamità e nelle mie terre sono verificati questi fenomeni. Ed io ho visto anche che alcuni di questi fenomeni, conviene dirlo, sono dovuti certamente alle difficoltà del riassetto dei fiumi e delle montagne, che appartiene ad una trascuratezza secolare e decennale, precedente comunque alla nostra esperienza, ma che obiettivamente sono state anche alcune cause naturali che probabilmente erano immodificabili dall'opera umana. Però io ho visto la presenza attiva, intelligente, passato in qualche momento il primo colpo di shock, l'inattesa precipitazione delle cose, attiva, diligente, zelante, dello Stato. Moro ha esternato al Presidente della Repubblica la sua viva preoccupazione per le persistenti difficoltà opposte dai socialisti a formare un nuovo governo di centrosinistra, creando così un pericoloso vuoto di potere. Oggi, 15 luglio 1964, il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, Generale De Lorenzo. Ultime notizie del telegiornale. I socialisti hanno aderito all'invito del presidente del Consiglio Moro per la ricostituzione del governo, restituendo così una guida politica al paese. In relazione a voci pretestuosamente diffuse, negli ambienti dello Stato Maggiore si precisa che le manovre dell'Arma dei Carabinieri fanno parte del consueto addestramento militare. Roma. Il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, è stato colpito da grave malore. Proclamo eletto Presidente della Repubblica l'onorevole dottor Giuseppe Saragat. Di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Hai ragione tu, Moro, eh? Come hai detto? Dicevo che Stormoro è l'uomo giusto, giovane, aperto, pieno di idee nuove. Diciamo no al comunismo perché il comunismo sostanzialmente non è cambiato. Da ieri, come oggi, il comunismo sta operando l'assurdo tentativo di cui parla la Mater et Magistra, proteso a voler comporre, come essa dice, un ordine temporale solido e fecondo, prescindendo da Dio, unico fondamento invece sul quale soltanto può reggere, a volere celebrare la grandezza dell'uomo dissecando la fonte da cui quella grandezza scaturisce e dalla quale si alimenta, cioè rifiutando e se possibile estinguendo il suo anelito verso Dio. Per questo il nostro no al comunismo non subisce alcun mutamento. Pronti? Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 18, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole professor Mariano Rumor, al quale ha affidato l'incarico di formare il nuovo governo. L'onorevole Rumor. Il compito al quale mi attingo non è facile. Carica!
Questo non è democrazia. Questo è il preludio dello sfacelo, della dittatura che si sta preparando senza spargimento di sangue, però sarà fatale. La ricchezza di un popolo, sia ben chiaro, è data dal lavoro. E chi ha lavorato di più ha dato alla patria, anche se ha lavorato per il proprio interesse, di più di certa gente. È triste sentirsi minacciati da quei sindacalisti dopo aver lavorato tutta una vita, lavorato duro. E viene da piangere, è molto triste. Non so dove vogliamo arrivare con questi sistemi. Io ritengo che le dichiarazioni del signor sindaco e industriale sarebbero da portare a conoscenza più presto che in fretta dei responsabili della cosa pubblica. Siamo tutti dei responsabili, e prima di tutto il nostro governo. Il presidente, per favore. Presidente Rumor, c'è il ministro del lavoro Don Hattain in linea. Mi sente. Il Rumor è Colombo per la storia di Costa. Pronto? Rumor. Ciao, come va? Ma io ho fatto le tre. Senti, io ho fatto infine una proposta assolutiva di quella questione, della contrattazione articolata. Ti spiego di più. E per le notizie che ho avuto, siccome il testo che io ho dato via combacia con una proposta che ho nel cassetto scritto di suo pugno da un rappresentante della parte industriale. Sì. Sì. C'è una faccenda un po' stramba, insomma, dal punto di vista... Guarda. Lui non sa che il punto importante è che i sindacati sono agganciati. Cioè, in questo modo sono agganciati. Andiamo, vedremo le 5.000 lire in più, le 5 lire in meno, questi qui. Bisogna farci attenzione, perché in realtà tutto quanto, ma non è questa la sostanza. Qui io gli ho fatto un sacco di discorsi, perché la cosa importante a un certo punto qui si scarna il principio di autorità per lo Stato, si scarna il principio di autorità per l'azienda, si scarna tutto, sono mica cose che interessano a me, io non sono padrone di fabbrica, insomma, ecco. E ne ho bene fortuna che se cambia le tabelle, a me nemmeno il dito mignolo del piede sinistro non mi dà fastidio, insomma, ecco. No, ma a me personalmente, guarda, proprio, se vogliamo metterci a tirare di qua e di là, io tiro da un'altra parte, buonanotte, no. Ecco, ma voglio dire, è a loro che interessano queste cose qui, non a me. Sì, però capisci, bisogna chiuderlo, perché se noi qui ce li facciamo scappare, non abbiamo tutti i giorni qualche cosa da dire... Ma parlali oggi, perché se non li parli oggi siamo morti. Tieni conto che se usciamo fuori di qui fai una figurone.
fronte ad un fatto brutale e insensato, non basta esprimere sdegno e condanna. Si tenta ora di intimidire lo Stato democratico. È un calcolo infame e sbagliato. Nell'esprimere il nostro profondo dolore, il nostro solidale cordoglio, ho il dovere di ribadire con inflessibile fermezza, con esemplare rigore, che nulla sarà lasciato intentato per perseguire i responsabili. Stanno ancora mangiando. La manifestazione degli studenti l'hanno poi vietata oppure no? No. Può cominciare? Signor Presidente, signor Presidente, sappiamo che ella è un sincero amico dell'Italia. Ritornando oggi nel nostro paese, siamo certi che ella non avrà stentato a riconoscere il volto di una nazione che ha vissuto in questi ultimi anni profonde trasformazioni, ma che è rimasta coerentemente fedele agli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia sociale profondamente incisi nella sua Costituzione politica e civile. Levo il calice al successo della sua missione di pace, al benessere personale suo, della sua famiglia e delle illustri personalità che l'accompagnano, alle fortune della nobile nazione americana e al futuro dell'amicizia tra i nostri due popoli. Allora mi siedo. Attenzione, Presidente. La polizia cosa aspetta? A intervenire? E che figura ci facciamo? È un'indecenza. Li lasciamo venire anche qui sotto il Quirinale. Fuori la NATO dall'Italia! Fuori l'Italia dalla NATO! Servi dei padroni! Fuori dai coglioni! Servi dei padroni! Fuori dai coglioni! Servi dei padroni! Fuori dai coglioni! Yankigo! 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 Nixa Troia! Nixa Troia! Via! Via! Social democrazia! Via! Via! Social democrazia! Disperdiamoci! Non era ora che la polizia arrivasse. Carica! Thank you.
Va bene, tutto bene, sì. Si tratta di una riunione sull'ordine pubblico o c'è dell'altro? Va bene, la lira tiene. Sì, molto bene. Sì, è vero che vi riunite per un cambiamento ai vertici? È vero che il ritorno di Fanfani è un'idea di Aldo Moro? Siga, ecco Siga. La delega, prego. È approvato. Se volete la controprova, ne facciamo la controprova. Potete chiedere la controprova, ma se non la chiedete, io non sono in grado di proporla. Quindi, hanno chiesto la controprova. Ebbene, resta approvata a maggioranza come avevo detto. Quindi siete pregati di non far giochi, ma di essere seri almeno fino a... Siga, non russare, vi sentono tutti. Siga. Arrivederci e grazie. La seduta è tolta. Ora che è tornato Fanfani, vedi è piccito che glielo mettiamo con il referendum. Piccoli,
Mi meraviglia però lui che non abbiano ancora tirato fuori la Lockheed con annessi e connessi. Speriamo in bene. Ma vedrai che questi li tirano fuori prima o poi, te lo dico io. Hanno bloccato i gavi al balcone, non li fanno più uscire. Cosa posso farci? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E mica è facile. Lasciali gridare. Bisogna cambiare! Guardate che se non si riesce a raggiungere un'intesa, qui non andiamo avanti. Il problema vero è il rapporto con i comunisti, e lo ripeto per l'ennesima volta. Bisogna prendere delle decisioni, se per una politica coerente. Non subire tutto questo parere, sbrighiamoci, se no ci mettono in croce. Silenzio! Silenzio, per favore! Un po' di dignità! Capire che tutto questo calcan serve solo per i comunisti? Ma vaffanculo! Eri vaffanculo! È stato ritrovato in sala un portafoglio vuoto. Se qualcuno gli manca è pregato di venire al tavolo della presidenza. Sì, abbiamo già avvisato. Hanno telefonato dal Quirinale, stanno contestando anche le ore. Bisogna cambiare, ci vogliono uomini nuovi. Signori, ricordatevi che ci deve essere un'alternativa ai comunisti. Come si vuole niente, si vuole essere uomini nuovi. Ma guarda quel figlio, vieni qua a dirlo. Spia! Ma allora, volete decidervi a cambiare, sì o no? La direzione ha deciso di riunirsi e di esaminare le richieste di cambiamento provenienti dalla base. Siete contenti? Su, amici, bisogna cambiare, bisogna fare in fretta, hanno ragione. Andiamo. Siete collegati con la postazione fissa del telegiornale a Piazza del Gesù. Dopo l'animato ma costruttivo dibattito di questi giorni, la direzione della Democrazia Cristiana, riunitasi da parecchie ore, sta per annunciare quali saranno i nuovi dirigenti scelti per soddisfare le esigenze di rinnovamento e per guidare il Paese nei prossimi anni. C'è molta attesa, quasi trepidazione per questa non facile scelta. Ecco, ci giunge notizia che gli uomini nuovi sono... Ma eccoli, stanno per uscire! Eccoli!